Benvenuti a un altro appuntamento in cucina con la nostra serie di video ricette con sempre graditi ospiti. E questa volta abbiamo il piacere di ospitare il dottor Roberto Fatano, un imprenditore leccese abbastanza conosciuto, no? Lo possiamo dire, no? Senza falsa modestia. Grazie, salve a tutti. Ok. E quindi realizzeremo con lui una ricetta abbastanza semplice, una ricetta piuttosto golosa, che però ha anche un riferimento, un contenuto che può richiamare all'attività del dottore Fatano. Vabbè, noi adesso lasceremo da parte i titoli, perché in realtà con Roberto ci daremo del tu, perché noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni, per cui ci piace fare le cose in modo molto naturale. Certo. E allora, intanto dico il titolo della ricetta, posso? Prego. E poi diamo la parola a Roberto per illustrarci qualcosa e soprattutto parlare dell'ingrediente che lo riguarda più da vicino, certo, che sono le nocciole. Allora, la nostra ricetta di questo video è la crème brûlée, una crema bruciata sarebbe, con delle cialdine, accompagnata da alcune cialdine con le nocciole. E qui veniamo appunto all'intervento del dottor Fatano. Parrebbe che le nocciole siano, diciamo, avulse, lontane, no, dalla ricetta, un ingrediente relativo, parziale, mentre è fondamentale, perché nell'ambito delle nocciole, per cui si premiano molto le varietà della Campania, viene una in particolare, che è quella, diciamo, le nocciole che noi abbiamo qui davanti e che utilizzeremo, le nocciole di Giffoni, cosiddette di Giffoni, molto particolari perché oltre ad avere una morfologia tipica che si distingue fra tutte le altre, pela, cioè dopo la cottura, facilmente viene via la cuticola. Che molto importante. È fondamentale. Certo. Mentre le altre varietà, ancorché saporite, non hanno, diciamo, queste specificità, non hanno, che danno poi, fanno la differenza all'interno dei nostri ingredienti, del nostro preparato. La cottura, certo, anche deve essere quella giusta, nel senso che non può essere né molto cotta né cruda. Cruda non viene via la cuticola e quelle parti di proteine che tostate danno il sapore, danno l'aroma, non si esprimono completamente, quindi deve essere una mezza cottura. Esprimerla in termini di valore da 1 a 10, diciamo una metà cottura, 5-6 di cottura, grado di cottura. Ecco, questo è un po' il concetto. Ci sarebbe da dire tanto altro sulle nocciole, ma preferisco fermarmi. E diamo il via alla ricetta. Così ci va bene, benissimo. Intanto partiamo con lo scaldare la panna fresca. E dentro il pentolino avevo già preparato dei baccelli di vaniglia, semplicemente per profumare la nostra panna. La facciamo scaldare molto bene, senza però farla bollire. Nel frattempo avevo preparato i 5 tuorli qui nel pentolino. Io adesso provvederò, mi aiuti per piacere a setacciare, tienimi questo, grazie, a setacciare lo zucchero. Allora, continuiamo con la nostra ricetta, proseguiamo a montare bene i nostri tuorli con lo zucchero finché li vediamo bianchi, comunque abbastanza chiari, ben lavorati. Allora Roberto, passiamo a fare le nostre cialdine? Benissimo. Ci sei? Ce la benissimo. Fai? Dai. Allora, qui abbiamo i 40 g di burro a temperatura ambiente, ti aggiungo adesso lo zucchero, scusa stavo sbagliando, che sta qui. Me lo puoi incorporare per piacere? Benissimo. Con calma. Procedo subito. Sì, dobbiamo ottenere una cremina ben omogenea. Perfetto. Allora, un'ultima lavorazione burro e zucchero insieme. Benissimo. E ti do la farina, sempre, mi raccomando, molto importante, setacciata. Questa panna che nel frattempo si è riscaldata bene bene, filtrandola sempre, ok, così ci rimane il nostro baccello, ci rimane la nostra un po' di crema sopra, no, che si forma sempre. Cuociamo i tuorli con lo zucchero e la panna aromatizzata, eccetera,
Vedi se è adeguatamente composta. Sì, sì, perfetto. Adesso ci unisce anche le nocciole. Queste ce le lasciamo per decorare. Benissimo. Bisogna essere molto veloci nel spegnere il fuoco quando la crema inizia, si dice in gergo, diciamo un sistema così empirico, no? Quando la crema vela il cucchiaio, ossia noi immergendo un cucchiaio la crema vi rimane attaccata, certo. Ok? Non dobbiamo superare comunque gli 85 gradi perché non abbiamo farina, non abbiamo amido di mais, certo. Non abbiamo nessun amido, altrimenti la crema tende a stracciare. Dovresti darmi un punto di vista. Ok, penso proprio di sì. Adesso prendiamo una teglia, così ce li sistemiamo. Queste invece devono passare subito nell'abbattitore di cui io sono fornita, altrimenti in frigorifero. Allora, l'abbattitore ci abbatte tutti dalla parola stessa, cioè i nostri cibi caldi e bollenti, mettendoli in abbattitore la temperatura scende precipitosamente e ci consente quindi, nel caso specialmente di una crema cotta come in questo caso e senza amidi, di raggiungere subito, di dare consistenza e di diventare subito fredda, perché perfetto. Comunque questa crema si mangia fredda. Perfetto. Bene, questo vale un po' per tutti i dolci al cucchiaio, no? Rapidità nel farli solidificare, tipo la panna cotta, no? Certo. Diciamo, quella è un'altra ricetta, però il concetto è sempre quello. Ok? Allora io metto nel mio abbattitore e intanto finiamo le cialdine. Tu sei stato bravissimo, grazie, a fare questi biscottini. Io adesso no, non ti faccio sporcare le mani, lo faccio io. In pratica preparo delle cialdine piuttosto, non proprio sottili sottili, però piccoline, perché comunque la crema è già un dolce piuttosto nutriente, no? Quindi andiamo a caricare in effetti con, certo. con la cialdina di calorie, però io dico il peccato o si fa o non si fa, no? Una volta che l'abbiamo fatto. Ok, la buccia basta, grazie, sì, è sufficiente. Il forno l'ho già acceso, è già caldo, così ci andiamo a infornare queste nostre cialdine, che, ripeto, saranno completate solo dalla buccia d'arancia. Vediamo che cosa è successo nel frattempo, eh? Prendiamo le nostre creme, una per me e una per te, va bene? Mi pare un buon risultato, no? Sono abbastanza sode. Allora, noi adesso veniamo al momento divertente, almeno io lo trovo divertente, bruciare lo zucchero che mettiamo sopra. Io vado adesso con tanto zucchero per ogni ciotolina. Chi non avesse il cannello chi non lo volesse neanche, non pensa neanche di comprarlo, può usare tranquillamente il grill, no? Del forno. L'importante è riscaldare bene bene il grill e mettere subito le creme, le ciotoline di crema e la teglia quando il grill è già incandescente. Allora, abbiamo già preparato le nostre cialdine, questa è tua. Grazie. E questa è mia. Mettiamo un po' di buccetta, che dici? Già che ce la Benissimo. Siamo fatta, poi diamo un po' di aroma. Poi l'arancia ci sta sempre bene. Va bene, aspetta che io sono una perfezionista. Tieni la tua crema. Allora, che facciamo? Gli diamo una spolveratina di cacao intorno? Sì. Che dici? Allora, che dici? Assaggiamo? Sì, certo. Che diciamo? Buon appetito? Buon appetito. A me, la prima. Oh, si è rotta la crosta, ok. Molto buono. Va bene, amici, alla prossima.